Dottore Maddaloni, oggi facciamo un giro nel bosco e mi sembra di vedere che ci sono persone che passeggiano, bambini che giocano. La struttura è stata completamente riaperta, insomma. Sì, la struttura è stata diciamo riaperta per la parte inferiore e quindi per la parte che sta al di sotto del laghetto, compresa questa qui che è la Montagnola. È un percorso che non veniva aperto penso da tanti anni. È stato riaperto perché è stato fatto un lavoro di verifica, innanzitutto di pulizia e quindi di sboscamento di rovi, eccetera, di erbe infestanti che ormai da anni stavano all'interno di quest'area, come è stato fatto pure per l'altra area, e sono stati verificati tutti gli alberi di questa zona. Sono stati abbattuti 100 alberi con l'ausilio e le autorizzazioni della sovrintendenza e in collaborazione con la sovrintendenza che è da supervisore a questi lavori, e quindi abbiamo ripreso le pavimentazioni. È stato fatto un lavoro proprio di ripristino di quello che era l'originario bosco. Oggi questa parte è praticabile, è bellissima, ci sono un sacco di bambini, ci sono un sacco di persone, e quindi penso che sia un grande polmone verde, ma soprattutto una grande possibilità per gli abitanti di Portici e non solo, ma dell'intera area, di avere un bosco storico per metà, possiamo dire, oggi fruibile. L'altra metà stiamo procedendo con i lavori e quindi anche con le verifiche degli alberi, perché tutta questa zona da me è sotto verifica semestrale, come va fatta per legge, e lo stiamo facendo anche per l'altra zona, e penso che fra poco iniziamo anche l'area che va al di là della prateria, che saranno 20 anni almeno che non si fa nessuna pulizia, non si tolgono i rovi, eccetera, e quindi a breve, quasi qualche mese, penso che l'intero bosco sarà fruibile. Quindi noi possiamo dire ai cittadini porticesi: venitevi e godetevi il bosco. Sicuramente possono venire, anzi devono venire, devono godersi questo posto che è bellissimo e soprattutto che sta all'interno della città e che è anche un attrattore turistico, perché non ci dimentichiamo che della bellezza della Reggio con la prateria si raggiunge la parte superiore, e quindi è un qualche cosa che va valorizzato. Noi lo stiamo valorizzando, ma soprattutto per i cittadini e per la città di Portici e per l'intera area. Consigliere, un'ultima cosa: io ho visto che gli operai che stanno lavorando, che hanno fatto gran parte del lavoro di disboscamento, di messa in sicurezza insieme alla ditta che sta lavorando, sono i lavoratori della forestale della città metropolitana. Sì. Sono gli stessi che io ho visto sul Vesuvio operare quando c'è stata l'emergenza. Sì, esatto. Noi abbiamo fatto, come città metropolitana, abbiamo chiesto prima di classificare tutta quest'area come bosco, che non era classificato come bosco, e dopodiché, unitamente ad Armena, abbiamo dato questo cantiere anche ai nostri operai forestali, e quindi gli operai forestali stanno facendo un lavoro, ecco, di pulizia dei rovi e degli alberi, di controllo degli alberi, eccetera, e è una sinergia che ha dato un grande risultato. Certamente è un lavoro che dura da più di un anno e non è facile. Quando si sta in certi ambienti bisogna farlo con calma, bisogna farlo nel rispetto soprattutto del luogo e di quelle che sono anche le leggi, e in questo caso noi abbiamo un obbligo, cioè quello di rispettare questo bosco storico. E il grande lavoro che stanno facendo sia i nostri operai forestali e sia Armena si vede oggi, è visibile a tutti, e li devo ringraziare perché stanno lavorando in condizioni forse anche non proprio facili, ecco, per il rispetto proprio del luogo, e stanno facendo un lavoro da circa un anno all'interno del bosco, davvero degno di operai specializzati, e ma soprattutto di chi ama il territorio e anche questo bosco. Io devo ringraziare sia l'ingegnere Celano e sia la dottoressa Costa con il dottor De Angelis per l'impegno che stanno mettendo su questo bosco, che ne dicano gli altri, però basta venire a vedere, farsi entrare nel bosco e capire che l'amministrazione della città metropolitana oggi ha investito in maniera forte già da un anno su questo sito, e si incominciano a vedere i primi risultati, e sicuramente a breve vedremo l'intero bosco completamente a disposizione della città.